Se Gesù si offende, o meglio, soffre per l'offesa, per il peccato di un fedele, a maggior ragione, abbiamo ascoltato ieri da Padre Pio, in una lettera a Padre Agostino a San Marco e Lamis, a maggior ragione soffre per l'offesa di un sacerdote. E questo è largamente provato non solo nella storia di Padre Pio da Pietrelcina, ma nella storia di tanti santi e di tanti mistici. La visione, perché tale è, di cui fra poco vi leggerò, è che Padre Pio confida al suo confessore, fa comprendere, pur nella sua, come dire, nella sua fortezza e nella sua, tra virgolette, cruda versione, fa comprendere questo che Padre Pio ha detto, la sofferenza che Gesù sente dinanzi all'offesa delle sue persone, delle persone consacrate e dei sacerdoti. Padre Pio a un certo punto vive un'esperienza mistica particolare e un giorno riferì quanto gli era accaduto a Padre Agostino. Venerdì mattina, scrive Padre Pio, ero ancora a letto quando mi apparve Gesù, quindi è una visione. Gesù era tutto malconcio e sfigurato. Egli mi mostrò una grande moltitudine di sacerdoti regolari e secolari, cioè religiosi e diocesani, diremmo oggi. Chi stava celebrando, chi stava parando e chi si stava svestendo delle sacre vesti. La vista di Gesù in angustie mi dava molta pena, continua Padre Pio, perciò voglio domandargli perché soffrisse tanto. Nessuna risposta ne ebbi. Però il suo sguardo si riportò verso quei sacerdoti, ma poco dopo, quasi inorridito e come se fosse stanco di guardare, ritirò lo sguardo ed allorché lo rialzò verso di me, con grande mio orrore, dice Padre Pio, osservai due lacrime che gli solcavano le gote. Gesù si allontanò da quella turba di sacerdoti con una grande espressione di disgusto sul volto, gridando, «Macellai!» E rivolto a me disse, «Figlio mio, non credere che la mia agonia sia stata di 3 ore. No, io sarò, per cagione delle anime da me più beneficate, in agonia sino alla fine del mondo. Durante il tempo della mia agonia, figlio mio, non bisogna dormire. L'anima mia va in cerca di qualche goccia di pietà umana, ma ahimè mi lasciano solo sotto il peso dell'indifferenza. L'ingratitudine e il sonno dei miei ministri mi rendono più gravosa l'agonia. Ahimè, dice Gesù a Padre Pio, come corrispondono male al mio amore. Ciò che più mi affligge è che costoro, al loro indifferentismo, aggiungono il loro disprezzo e l'incredulità. E mi fermo qui, perché vi sono anche parole un po' più dure, ma ricordiamoci che le parole dure di Gesù sono sempre parole che vogliono toccarci il cuore e che vogliono convertirci. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!